Minervi insegna zoologia all'Università di Padova, è la presidente dell'International Commission on Zoological Nomenclature e vicepresidente dell'European Society of Evolutionary Biology, quindi incarichi di grandissimo prestigio, ha pubblicato oltre 600 lavori specialistici e divulgativi, moltissimi, ma l'ultimo, quello che è più noto, anche chi non si occupa direttamente di questioni tecniche, è un libro di Einaudi che scrive nel 2007, Le forme del divenire, che è un po' la sintesi dei suoi lavori, che ho avuto il piacere di leggere, che è un libro estremamente affascinante, molto stimolante, di cui questa sera ci parlerà sicuramente. Le sue competenze sono molto ampie, ve ne dico solo alcune. Si è occupato di artropodi, di marcatori genetici, di tecniche molecolari, di ricostruzioni filogenetiche, di problemi di metodo comparativo e così via. Tutti i temi che credo verranno trattati, almeno in maniera sintetica, questa sera. Mi permetto di dire solo due parole e poi lascio la parola direttamente al professore. Sarà lui a spiegare cosa le volevo. A me mi interessa solamente dire una cosa, che negli ultimi decenni c'è stato uno spostamento nel campo della biologia, dell'interesse, dall'evoluzione alla morfologia, alla genesi della forma. Se fino a qualche anno fa si poteva dire, come si è detto, che niente ha senso in biologia se non nell'ottica dell'evoluzione, oggi si potrebbe dire che molte cose hanno poco senso se non nell'ottica dello sviluppo dell'evo-devo. Quindi è un settore nuovissimo, importante per comprendere più che la funzione e la forma di un organismo, ed è il grande tema di cui parlerò questa sera, è proprio la forma e come le forme si generano. È un viaggio affascinante, ho avuto modo di ascoltarlo, di vederlo all'Opera a Milano qualche mese fa, è un viaggio nel mondo animale di grande fascino, di grande stimolo, e credo che questo fascino e questo stimolo sarà anche questa sera protagonista dell'incontro. Lascio la parola al professor Minervi, grazie. Grazie per l'invito, grazie alla Fondazione per l'invito, l'occasione, e soprattutto grazie ai presenti che si sono impegnati a sacrificare un'oretta di questo pomeriggio a stare qui a sentir parlare un po' di cose che spero saranno un po' meno accademiche di quanto può aver minacciato il dottor De Bernardi nella sua simpatica introduzione. Questa mia diapositiva pone un quesito: evo devo, che cos'è? Ma non vi risponderò subito, preferisco cominciare rievocando l'impressione che sono ancora nella mia mente della visita che ho fatto un'ora fa al museo Farragiana, qua a due passi, piccole salette simpatiche, ecco, questa presentazione di animali di tutte le parti del mondo in una chiave biogeografica, non divisi per regioni, per vari ambienti, ma soprattutto animali tanti, diversi, alcuni noti. Ah sì, poi la riconosco, la giraffa, appunto, protagonista anche della copertina di questa presentazione, e altri che sembrano tutti uguali, ma quanti uccelli su quella scogliera, no? Sembrano, sì, uno un po' più nero, un po' più bianco, marezzati, uno un po' più grande, un po' più vicino, il becco più appuntito o meno. E quanti ce ne sono? E sappiamo che in queste sale di museo ce ne sono alcuni, un piccolo campione, e altri molto diversi. Da piccolo mi occupavo, come tanti dilettanti, che restano dilettanti, fanno bene, tanti che poi si avventurano per altre strade come Charles Darwin, che lui ha cominciato a giocare con le otte da giovanotto, da studente universitario. Io ho cominciato prima e ho smesso prima. Però la passione un po' rimane, soprattutto la fascinazione, no? Come si usa dire, quelle forme, i colori di questi animali. Quindi ce ne sono sei, simili ma non proprio, qua due si assomigliano ma in realtà sono molto diversi, nei colori, nei disegni, sono riguardo con la lente, anche alcuni sono quasi lisci, altri sono granulosi o con dei punti allineati. Insomma, sono specie diverse, scelte, queste sei, in un periodo di oltre 1000. Tutte bestie fatte praticamente con lo stampo, ma poi colorate in maniera un po' diversa. 1000 specie che sono così simili che chi si occupa di queste bestie vuole mettere lo stesso genere. Come dire, sono tutti altrove, tutti i passi, tutti i fagiani, tutte le epi. Questi sono tutti tutto certo, non preoccupatevi di più, no, è solo un'etichetta. Questi si assomigliano ancora, hanno, come si può dire, un'area di famiglia. Sono quattro, scelti un numero di almeno 50.000. Ci sono 50.000 curculioni di
50.000 milioni conosciuti, battezzati, raccolti in varie parti della Terra, ce ne sono forse 2.000 soltanto nella nostra fauna italiana. E sono questi insetti duri, coriotti, corazzati, con il muso lungo. Sono eterogenei, tanto è vero che non stanno tutti in un genere, stanno in un contenitore un po' più ampio, non cassetto ma uno stesso armadio, che si chiama l'armadio dei curculioni. Anche questi sono campioni scelti da un mondo abbastanza vario. Stanza che li ospita è una stanza che ha comparti diversi, anche un acquario magari, un'acquario grande vasca, ha gli spazi che potrebbero essere le sale qui del vicino museo e sono rappresentanti della classe dei mammiferi. Non c'è più quella di famiglia così stretta, anche se, come sa, sono tutti animali a sangue caldo, dando origine, dando vita a figli già formati, cioè sono vivipari, allattano questi piccoli quando li hanno partoriti, insomma sono imparentati strettamente fra di loro, ma sono vari, è vero che hanno colonizzato ambienti diversi, adattandosi appunto al nuoto, al volo, allo scavo, eccetera. Se allarghiamo ancora, passiamo dalla macro fotografia, usiamo un grand'angolo, pigliamo una panoramica complessiva sui vertebrati, dobbiamo includere anche animali che sono molto più diversi dal modello pur eterogeneo dei mammiferi a cui ci eravamo abituati nel dispositivo precedente, e ci mettiamo appunto serpenti, pesci, uccelli, rane e quant'altro. E naturalmente non ci sono solo i vertebrati, ci sono tutte queste forme diverse della terra, del mare, gli animali, 2 milioni circa di, no, un po' meno, 1,5 milioni circa di specie battezzate. Nell'anagrafe degli zoologi ci sono 1.500.000 schede per altrettante specie animali. Bene, e ci servono le piante, i funghi, i microbi, eccetera. Va bene. Questa bella verbe famiglia degli animali, no? La natura piena di forme diverse e di forme appunto, come vi ha già detto il dottor Bernardi, che dovevo parlare. Questa sera. Forme, ma quali forme? Se noi pensiamo a quelle che sono uscite dall'immaginazione e poi magari anche plasmate dalla mano dell'uomo, ci sono delle forme un po' diverse da quelle che incontriamo. Ci sono le chimere, per esempio. Chimere è divenuto un termine che usiamo metaforicamente per qualcosa che è inquietante, perché non corrisponde, non soddisfa le leggi della natura. Pensate quanto si è parlato, si continua a parlare, ma soprattutto qualche decennio fa, quando si facevano i primi drammatici tentativi di trapianto d'organo, e allora le conoscenze non solo di chirurgia ma proprio di biologia fine erano insufficienti per risolvere i problemi di rigetto. Immaginate se è già difficile prendere un pezzo di uomo e metterlo in un altro uomo. Pensate se mai possono essere compatibili dal punto di vista proprio delle molecole, dal punto di vista del problemi immunitari, un pezzo di serpente, un pezzo di caprone innestati sul dorso, sul posteriore, di un leone. Ovviamente sono parti della fantasia umana. Se guardiamo ancora nel passato, nell'antichità classica, prima nei tempi che ci hanno dato, insomma, queste immagini, questi miti e magari queste rappresentazioni plastiche di chimere, di altri mostri, di centauri, eccetera, incontriamo un pensatore che ogni tanto viene rievocato quando si parla di evoluzione e di origine e divenire delle forme. Questo signore si chiamava Empedocle, medico stregone della Magna Grecia, siciliano, ed è oggi, che immaginava il mondo popolato da sempre di parti, pezzi, cioè di teste, di gambe, di piedi, di dita, di occhi, eccetera, messi continuamente in movimento come piccoli oggetti sbattuti dalle onde, messi in movimento dall'azione dell'amore e dell'odio, che li unisce, l'amore li separa, l'odio, dove però quando questi pezzi si combinano insieme a formare qualcosa di armonico, di funzionante, e l'odio fa fatica a staccarli. Queste parti sono parti vincenti. Uno direbbe, ma guarda un po', sembra di sentire Darwin, quando ci sono delle combinazioni che funzionano, queste durano, magari si perpetuano nel tempo. Quelle che sono mal combinate sono eliminate dalla selezione. Non esageriamo, non dobbiamo fare di Empedocle il profeta di Darwin. Però è interessante vedere come nella mente, nel pensiero, già dall'antichità ci sia questa esigenza di capire se esiste o meno un confine fra il possibile e il reale. Se si identifichino, se tutto ciò che possiamo immaginare prima o poi potrà
realizzarsi, o forse è stato già realizzato, o se forse no, ci sono delle cose che sono fuori. Bene. Prima di porci dei problemi in maniera più rigorosa, guardiamo i fatti, perché delle volte poi si usa dire la realtà è più straordinaria, no? Va più in là dell'immaginazione. Cioè, guardate questa bestiola, è un insettino, una cicalina che ha sulla schiena quel cappuccio, un corno, tanto per orientarci, questo è un occhio, quindi davanti sta di là, una, due, tre paia di zampe come hanno tutti gli insetti, ali e quel cappuccio fatto così, bello, no? E questo è un'altra specie, il corpo dell'animale è questo, e poi c'è tutto questo corno visto di fianco bitorzoluto, c'è un pezzo di legno scolpito, e questo con questo disegno che sembra quasi una vespa, e però guardando il colore a red insolito, quanto queste spine, queste punte, pensate a certe fantasie di alieni o di altre cose. Questo è più sobrio, però con molto, molto basta, e questo fa degna concorrenza ai parchi di un cervo, questa armatura. Ma se questo non bastasse, o questo, vi mostro la giornata. E sono 5-6 rappresentanti di una famiglia di insetti. D'accordo? Bene. Allora, prendiamo seriamente la domanda. Abbiamo visto da un lato le fantasie i sogni generati dal sonno della ragione, direbbe qualcuno, e dall'altro invece vediamo cosa succede in natura. Bene. Allora, qui abbiamo un mostro impossibile, quel che crediamo di sapere, no? E forse in questo caso abbiamo anche diritto di ragionare così, si dice è un mostro impossibile, e quell'altro invece che è un mostro, perché è un moscerino con quattro ali, i moscerini hanno due ali. Tutti quelli che ne vediamo ad autunno, attorno a un frutto marcio, o stappando una bottiglia di novello, uno spumantino tutto quel pieno di lieviti di zucchero, questi moscerini che girano hanno due ali. Questo si è ubriacato troppo, infatti due, ovviamente no, non è ubriachezza magari dei genitori che hanno concepito una moschina anomala, è una moschina anomala, una moschina che oltretutto non funziona molto bene, l'ideale ce l'ha, ma vuole molto peggio di una che ha soltanto due ali che natura normalmente dà a queste bestie. Dovremmo dire insomma che non funziona una bestia così, e non è facile farlo, non è che non troviamo facilmente di queste bestie. Però per arrivare a fare una moschina così c'è dietro tutta una storia, perché le mosche non nascono fatte con lo stampo. La storia comincia come quella di un uccellino o di una moschina normale, un uovo, uno sviluppo embrionale, poi quando finito lo sviluppo embrionale viene fuori una bestiola che non è ancora una moschina, ma è una vermetto senza zampe, vermetto, la classica larva di mosca, di moschina. Quindi questa deve crescere, cambiare pelle, cioè andare in muta, poi trasformarsi in quella cosa un po' come il baco da seta, no? Che fa il suo bozzo, qualcosa di simile, poi finalmente per le ali. Quindi una storia di cambiamenti, di trasformazioni, e solo alla fine le vediamo che questo è un mostro. Ha superato una serie di prove, è andato avanti attraverso tutte le trasformazioni che normalmente attraverso un individuo della propria specie. E alla fine però si vede che qualcosa di sbagliato, ve l'ho detto, e viene fuori il mostro. Allora, se è impossibile fabbricarlo, non funziona probabilmente questa bestia, magari non riuscirà nemmeno a volare, a mangiare, a far figli, però si fa, e sì, è possibile, il laboratorio ogni tanto vedere, in natura è più difficile, ma ci sono. E questo è un altro mostro, qui abbiamo, dove la mosca intera, vediamo semplicemente la sua testolina, vi vedete, laddove sono indicate le antenne, questa è la testolina di una, sempre le moschine della frutta, moschine del mosto, questo è l'individuo normale, laddove l'individuo normale, in mezzo agli occhi, che sono quelle palle rosse, ha le due antenne, quell'altro ha qualcosa di molto più complicato e molto più, quindi è più lungo, sono le zampe, cioè ha due zampe al posto delle sue antenne, non ha due zampe in più. C'è stata una sostituzione di parti. Invece di questo pezzettino piccolo, un pezzo molto più grande. È una buona cosa per lei? Assolutamente no, perché le antenne servono, antenne sono i recettori. Con le antenne la bestiolina sente odori,
sente gli odori del cibo e se ha delle zampe, in posizione poi abbastanza scomoda per operarle, c'ha le sue normali, ovviamente queste sono zampe in più, ma non ha le antenne, non sente gli odori, non trova cibo, vuole di fame, forse ce la fa, non trova un partner, non si riproduce, e insomma, un fallimento. Però è stato possibile costruirlo. Allora, ragionare in termini strettamente, brutalmente darwiniani, forse non basta, dire quel che c'è in giro sono le cose che funzionano. Beh, un momento. Questa bestia mostruosa non farà figli, ma intanto è stato possibile costruirla. Quindi costruire una cosa, vedere se funziona è un'altra. No? Mettere insieme queste cose e vedremo che in qualche caso avremo bisogno di integrare proprio, come già anticipato nella presentazione, queste due dimensioni. Torno alla giraffa. Giraffa ha un collo molto lungo. Collo molto lungo che è sostenuto da vertebre, si chiama vertebre cervicali, la vertebra del collo, come noi. Bene. Molto brevemente vi presento quattro storie di giraffe, che sono, se vogliamo, per un certo senso un riassunto dell'evoluzione dell'evoluzionismo. Perché la prima giraffa è la giraffa di Lamarck. E proprio lui, il cavaliere di Lamarck, nella sua filosofia sociologica, pubblicata, guarda caso, nel 1809, l'anno in cui è nato Darwin. Quindi, 3 anni fa, tutti hanno celebrato la nascita di Darwin, 100 anni, 150 la prima edizione dell'Isola Specie, e nessuno, quasi nessuno, si è ricordato di Lamarck. È una storia abbastanza interessante quando si parla di evoluzione. Ed è lì, in una pagina di questo libro, che si trova per la prima volta la giraffa utilizzata come modello per raccontare trasformismo, modificazioni, secondo uno scenario che oggi possiamo giudicare un pochino ingenuo. La giraffa antica aveva il collo più corto, insomma il clima arido, che è diventato sempre più arido, creava dei problemi a queste bestie nella stagione secca, perché per terra non c'era niente da mangiare e le uniche cose verdi erano foglie degli alberi, sempre più alte, e che fare? Le giraffe si sforzavano di mettere il loro corpo, il loro collo, e questo sforzo, secondo la madre, ovviamente il modello era sbagliato, ma l'idea è interessante, questo sforzo lasciava traccia. Come dire, se tu allunghi il collo, questo diventa lungo, non solo, ma trasmetti anche il collo più lungo ai tuoi figli. Un giovane che fa culturismo trasmette i muscoli così ai suoi figli, che non hanno bisogno di prendere anabolizzanti. Sciocchezza l'una, sciocchezza l'altra. L'una intendo non quella della Marco, quella di riempirsi di quelle sostanze lì. Allora, seconda giraffa è quella di Darwin, che non sta da sola, è un gruppo di giraffe, una popolazione di giraffe. Ovviamente non sono fatte con lo stampo, c'è quella con il collo più corto e quella con il collo più lungo e quella con il collo intermedio. Se è importante, per, come diceva Lamarck, avere un collo lungo perché ti permette di trovare il cibo dove gli altri che hanno il collo corto fanno più fatica, bene, allora le giraffe con il collo più lungo sono quelle che più facilmente sopravvivono, più facilmente trasmettono alla discendenza un collo che magari è un pochino più lungo della media. Quindi pian pianino si trasmettono queste differenze. Forse in realtà c'entra anche qualcos'altro. Immaginiamo un altro animale e un'altra caratteristica, le grandi palchi, spesso li chiamiamo impropriamente corna dei cervi, quelle grandi cose ramificate che stanno sulla testa di maschi di cervi. Bene, sono armi usate dai maschi per fare scontri con altri maschi, una competizione diciamo che il vincitore della quale avrà probabilità di maggiorità di accoppiarsi, di riprodursi. Quindi sono caratteri importanti nella competizione a scopo riproduttivo. Bene, questa immagine mostra un comportamento che c'è nelle maschi delle giraffe che si prendono, si confrontano fra di loro a colpi di collo. Allora forse nell'allungamento del collo è anche importante l'uso che i maschi ne fanno nella competizione a scopo riproduttivo. Però è sempre una logica darwiniana, ovviamente, anche questa. Bene, però dobbiamo domandare al nostro ideale Charles Darwin, cioè alla selezione naturale, e
Bene, per fare il collo lungo della giraffa, o meglio, per tenerlo su dritto, come hai fatto? Hai aumentato, selezione naturale, il numero delle vertebre? Oppure le hai fatte più lunghe? Oppure le hai fatte un po' di più, un po' più lunghe? La selezione naturale dice, non lo so, devo andare a vedere. Allora noi facciamo una radiografia, o andiamo in un museo dove ci sia uno scheletro, prendiamo un libro, vediamo cosa è stato disegnato e vediamo che le vertebre del collo della giraffa sono 7, come le nostre, come quelle di un ippopotamo. Ippopotamo il collo, quello corto, quello corto. Il nostro così così, a parte le modelle di Modigliani, no? Ecco, ma anche quelle, ci sono indizi che avessero 7 vertebre nel loro collo, perché la radiografia ce lo dice, forse no. Ma sono 7 anche quelle della giraffa. Lunghe. Ho preso in mano uno, facevo una conferenza in un museo, gli amici della sede a Roma, mi hanno preparato un cesto di vertebre del collo di giraffa, giusto? Non posso farlo stasera, immaginate, ecco, 30 cm di vertebra, 3x7, 21, 2 metri, 2 metri di collo, sostenuti da 7 vertebre. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la selezione naturale ha trovato nel tempo vertebre, cioè colli sostenuti da vertebre un po' più corte, un po' più lunghe, cioè diverse nella proporzione, nelle dimensioni, nel grado di allungamento, sempre 7. Cioè, sono disponibili pacchetti di 7 vertebre, di 7 vertebre corte, di 7 vertebre un po' più lunghe, di 7 vertebre molto lunghe, ma sempre a pacchetti di 7. Non c'è mai a disposizione per poter scegliere una confezione da 6, da 8, da 10. C'è bastante, non si vede. E questo non lo sa la selezione naturale. Non è che gli importi tanto, perché la selezione naturale dice, ma il risultato di questa vicenda non andrebbe personificata troppo, è che l'importante è fare un collo lungo. Come lo fai, insomma, deve essere a un certo punto. Però lo fai, questo collo più lungo, con dei mezzi che sono quelli che sono e che sono storicamente determinati. Per sapere allora come si fa a fare il collo più lungo, cioè se allungando le vertebre o aggiungendo altre vertebre, la biologia evoluzionistica da sola non può dare risposta, occorre andare a vedere lo sviluppo. Ed ecco appunto che in questi ultimi 20 anni si sta sviluppando, finora funziona abbastanza bene, sono una menage matrimoniale fra la biologia evoluzionistica, IVO, e la biologia dello sviluppo, developmental biology, biologia evoluzionistica dello sviluppo. IVO, ecco cos'è. È appunto quel programma di ricerca che mette insieme due filoni che tradizionalmente erano la biologia evoluzionistica, quindi la logica, se vogliamo, principalmente la logica della selezione, la logica darwiniana, e la biologia dello sviluppo. Biologia evoluzionistica, quella che comincia appunto sfogliando le pagine di questo libro, e biologia dello sviluppo, che nella sua tradizione più antica è l'osservazione di quello che succede, no? Nell'uovo, dell'uovo, nel tempo, che poi diventa all'inizio del Novecento embriologia sperimentale, quindi con manipolazioni, questi embrioni che vengono in qualche modo modificati, tagliati, saldati uno all'altro, in qualche modo o trattati con qualche sostanza chimica, e poi diventa oggi, negli ultimi 30 anni, 25-30 anni ormai, biologia, se vogliamo, genetica dello sviluppo. Genetica dello sviluppo, cioè lo studio di come i geni, i famosi pezzi di DNA, si esprimono, cosa fanno, quando vengono in qualche modo espressi, quando, in che momento, in che contesto, a seguito di quale controllo e quali effetti hanno. Questo che questa immagine che ho messo qui come simbolo è un embrione del famoso moscerino, del solito moscerino, solita drosofila. Non chiedetemi se questa da adulta, questo uovo, questo embrione, sarebbe venuto fuori una bestia con 2 o 4 anni. Suppongo con 2 perché sono molto più comuni, ma non si vede. In questo stadio vediamo soltanto che cominciano a abbozzarsi delle strisce. E queste strisce saranno i vari segmenti del corpo, perché gli insetti, come un lombrico o come un millepiedi, sono fatti di tanti pezzetti uno dopo l'altro. E a quel livello, molto precoce, sono passate poche ore dalla fecondazione, già c'è una distribuzione regolare di molecole
di prodotti di alcuni geni distribuite fascia sì, fascia no, fascia sì, fascia no, lungo l'asse, che va testa cuore, insomma, dei piccoli embrioni. Bene, stiamo mettendo insieme queste due cose, queste due tradizioni. Ma c'è bisogno, uno perché, vi dico, siete biologi, ragionate, no? È chiaro che siete occupati di biologia, avrete davanti a voi sia l'anatomia, quindi la possibilità di contare le vertebre, sapete che le bestie sono fatte di cellule, che nelle cellule ci sono, c'è il DNA, insomma, è sempre biologia. Sì. Ma prima di questo avvio di Ivo Devo, la biologia, la gente che faceva biologia evoluzionistica, la gente che faceva la biologia di sviluppo, erano come dire, come fossero il chimico e il fisico, lo storico dell'arte e chi si occupa di letteratura italiana. Cioè persone che dovrebbero poter anche scambiarsi qualche parola, ma che frequentano ambienti diversi, congressi diversi, pubblicano su riviste diverse. Uno difficilmente legge le cose dell'arte, anche se sarebbe magari interessato a farlo. Però quando c'è qualche problema in comune, allora no, bene, troviamoci insieme, cominciamo a ragionare. Insomma, direte, che ci fa la scacchiera lì? Veniamo da vicino. Mi serve per introdurre quella che è forse l'idea, il concetto, o se preferite, il problema più originale che si può affrontare dalla biologia evolutiva. Ivo Devo già in inglese, anche restavo in inglese, non perché si è bisogno usare parole straniere, ma perché questa parola è più comoda che non la sua lunga e precisa spiegazione, che vuol dire lo scenario complessivo delle possibilità di cambiamento che un organismo ha. Calma. Da quel che sono, cosa posso diventare? Ecco, però invece di dire in maniera così discorsiva, divulgo la vittima parolina. D'accordo? E ciò che può avvenire in termini di evoluzione. Che vuol dire? Secondo quali passi può muovere, quali mosse può spostarsi sulla scacchiera un pezzo. Chiaro che dipende da quale pezzo è e magari in che momento, quale momento della partita, ma limitiamoci a cose più semplici. Se il pezzo che consideriamo è un alfiere, un attore, un pedone, un cavallo, i movimenti possibili sono diversi. Sono diversi in questo caso, il gioco, le regole le abbiamo decise noi. Nel caso degli esseri viventi le regole le decidiamo noi, ma sarà la sua condizione, così come è fatto, avrà la possibilità di cambiamento in una direzione o nell'altra. E vi vedremo un esempio. Era tanto per dire, se noi consideriamo questo cavallo, uno che non conoscesse le regole del gioco potrebbe dire sta quel cavallo in una casella, nella scacchiera. In una mossa, cioè il passaggio, il cambiamento più semplice, potrà andare in una delle caselle più vicine, una delle caselle o davanti o dietro, beh, ci può essere qualcosa, qualche differenza secondo che si è occupato, che sia libera, insomma, o davanti o dietro, a destra o a sinistra, oppure quelle più vicine in diagonale. Ma non sappiamo bene, occorre essere giocatori insomma, di scacchi per sapere che il cavallo ha un suo modo di saltare ben preciso e rigoroso, per cui quel cavallo da quella posizione in una mossa potrà raggiungere nessuna di quelle posizioni lì, ma solo una o l'altra di quelle indicate in giallo in questa schema. Se è un altro pezzo, eccetera, saranno possibilità differenti. Adesso vedremo. Allora, tranquillo, tranquillo, c'è bisogno. Buonasera, Andrea. Cambiamenti possibili. Torno indietro un attimo. Quali sono i cambiamenti possibili per un collo di mammifero sostenuto da 7 vertebre? Cambiare la forma di queste vertebre, farle più lunghe e più corte, e avrai un collo da ippopotamo o un collo da giraffa, ovviamente, se l'ambiente lo favorisce. Ma non c'è modo di cambiare nemmeno di una vertebra, una più o meno. Questo è quasi vero. Perché, come sempre, la natura è un pochino più elastica di quanto non sono a volte i nostri modelli, le nostre facili generalizzazioni. Ci sono un po' più di 5.000 specie di mammiferi oggi sulla faccia della Terra e di questi tutti meno 2 o 3 hanno 7 vertebre nel collo. Ci sono un paio di generi che hanno da 6 a 8, piccolo
piccolo scatto, piccola differenza, però questo dimostra che il numero non è così una legge assoluta. E queste bestie sono i bravi, i poltroni, no? Le bestie della foreste sudamericane che stanno appesi tutto il giorno e la notte. Grazie ai loro funghioni, l'animale più pigro si dice, ma mica più pigro che esista, e poi dugongo e i lavantini, queste facche di mare, questi grandi mammiferi acquatici. Prego a parlarvi adesso due minuti, applicando un po' quest'idea, no, di cambiamenti possibili, facili e privati, per delle mie bestie, cioè quelle delle quali io, anche un po' i miei collaboratori, su quali abbiamo lavorato parecchio negli ultimi 20 anni. Siete così stupidi da perdere 20 anni della vostra vita a giocare con queste bestie, non ci avete niente di meglio da fare. Beh, dipende da quello che uno fa, non è tanto l'oggetto che conta, no, quanto il problema. E spero di potervi dimostrare nei prossimi 5 minuti che un paio di cosine veramente curiose queste bestie ce le offrono. Allora, ci sono tre modelli principali di questi centopiedi e possiamo, senza entrare in altri particolari che non ci interessano, accontentarci di numeri. Numeri che sono il numero di paia di zampe. Quante zampe hanno? Si chiamano centopiedi, ma dipende. Alcuni sono relativamente corti, non meritano questo nome, ma insomma c'è il modello con 15 paia e sono i litovi. Ci sono le scolopendre che ne hanno 121, ma qualche specie ne ha 23 paia. Non chiedetemi se le bestie zoppe cosa fanno, sono battute che in 20 anni troppa gente me l'ha chiesto. E poi ci sono, c'è quell'altro modello un po' più così a verde, no? Google, che ne hanno numeri diversi, almeno 27 paia. Ma poi sono quelli lunghi che arrivano anche a 191. Potrei aggiungere che questi qui, questi modelli, il numero fisso dentro la specie, cioè una specie o se ne ha 15, ne ha sempre 15. Queste se ne ha 21, diciamo ne ha sempre 21. E quelli come di 3 ne ha sempre 23. Di quegli altri ci può essere variazione anche fra fratelli e sorelle, o fra fratelli addirittura o sorelle nella stessa famiglia, però sempre solo numeri dispari. Ecco perché abbiamo messo un trattino da 27 a 191. Perché non ci sono i numeri pari. Ci sono quelli con 21, 23 e poi 27, 29, 31, 33, 35. Charles Darwin, per favore, perché non ci sono quelli con 32, 34, 36? Forse non funzionano. Charles Darwin sarebbe stato così stupido a rispondere così. Ma la versione popolare, volgare, del bigiozionista potrebbe questo. Se non ci sono cose simili a quelle che esistono, forse non funzionano bene. No, non ci sono. Non ci sono. Però 21 sì e 23 sì, per esempio, per scolpendere. Racconto la stessa cosa con una diversa, l'evolvability appunto, con una diversa allegoria, una diversa storia. Prima abbiamo visto un pezzo che si muove sulla scacchiera, adesso immaginiamo di essere in labirinto. Allora, siamo due persone che si danno appuntamento, in qualche modo. Ognuno è entrato per conto suo in questo labirinto e poi dopo un po' siamo d'accordo di sentirci, ma provare a chiamarci, a darci voce, oppure se non, l'altro non sente, chiamarci col cellulare alle 15:23. 15:23. L'uno chiama l'altro e prende il cellulare e l'altro sente, ma sei appena di là della siepe? Sì, sì, e si rendono conto di essere, siepe alta ovviamente, di essere quasi a portata di mano, se non solo di voce. Ma adesso dice l'uno, ti raggiungo subito, e l'altra dice, vabbè, vediamo se arrivo prima io. Il custode della sera arriva a recuperare, perché sono cose smarriti dei vialetti della vialetta. Siamo così vicini eppure non c'è strada. Questa è un'altra coppia, ci sono tempo da avere un'ora diversa o forse la stessa, ma non ha importanza, e si chiama col cellulare e certamente uno non sente la voce diretta dall'altra perché sono lontani, però quando si mettono un pochino a inseguirsi, a cercare di raggiungersi, non è così difficile per raggiungersi, cioè la distanza fisica misurata in metri o centimetri e la distanza
in senso di percorribilità, non sono la stessa cosa, no? A volte se c'è una barriera tu devi fare un lungo giro, pensiamo a girare una città che non conosci, magari ti perdi anche e dopo ti ritrovi, ma sì, in fondo bastava che pigliassi un'altra strada e sarei arrivato, però dipende, certe strade sono ignote o non percorribili. Allora, l'evoluzione va avanti così, cambiamenti a volte, può essere facile un cambiamento che ci sembra clamoroso, può essere impossibile un cambiamento da poco. Tradotti in termini di zampine, aggiungere un paio di zampe o togliere uno è impossibile. Cioè, scolpendo con 21, la pistola con 21, non riuscirà mai a farne 22. Ci vai riuscita. Ci vai riuscita. Ho detto non ci riuscirà mai. Forse con i cambiamenti estremamente radicali, c'è qualche scavo, no? Sotto la siepe, forse qualcosa si può fare. Ma nella logica di adesso, che insomma uno deve camminare sui vialetti senza fare buchi nelle siepe, buchi sottoterra, non è possibile. E invece dei cambiamenti, magari raddoppiare il numero delle zampe è possibile. Sì, perché? È successo nella storia. Vedete, questa è la stessa diapositiva di prima, salvo che ho aggiunto due numeri, 39 e 43. Perché? Perché? Siamo 48, 12, 4 anni fa. 4 anni fa, quel tipo lì, che è un collega che lavora nel Museo di Stato di Londra, un giovane brasiliano che ha messo mano su questo materiale a Rio de Janeiro, e io abbiamo descritto questa bestia che, pur essendo un apparenza il solito 100 piedi, uno di tanti, centinaia di specie, ha meritato una sua paginetta nel sito del Naturalistic Museum di Londra, perché è una bestia, diciamo così, doppia, l'abbiamo chiamata scolpendo così duplicata, perché ha un numero di paio di zampe, quindi un numero di segmenti, di unità, insomma, che è pressappoco il doppio di tutte le scolpende. Mentre le altre sono ferme lì, 21 o 23, questa ce n'ha una quarantina. Conti precisi su cose troppo tecniche, se qualcuno vuole ne parliamo in privato, ma... E la cosa più notevole, però, non è il numero da solo, ma il fatto che questa bestia, raddoppiata per così dire, è la sorellina molto molto prossima di una bestia normale, o meglio, una bestia che insomma già ha provato a forzare un po' la barriera, perché è l'unica che ha sia individui con 21 che individui con 23. È sempre dispari, è sempre lì, i soliti numeri, 21 per 3. Questa raddoppiata ne ha o 39 o 43. Vivono a distanza di centinaia di chilometri, stessa area in Brasile, sono fratellini, e questo significa che l'innovazione, il salto da ventina alla quarantina è un salto recente, è un salto che è venuto probabilmente nel giro di poche generazioni, e gli intermedi non ci sono le scolopende come di 5, come di 7, come di 9, come di 31, anche andando di 2 in 2 non ci sono, si passa dalla ventina alla quarantina. È come nel labirinto, da qui in fondo è stato facile. Aggiungere soltanto un paio di zampe è impossibile. Cioè il modo di contare che hanno queste bestie non è il nostro, o per dirla meglio, dobbiamo capire la biologia e lo sviluppo di queste bestie per avere un'idea di come possono evolversi, come possono nascere nuove specie. L'evoluzione per salti è una nozione che è stata molto vituperata nel passato. C'è stato questo signore, Richard Goldschmidt, che intorno al 1940 scrisse un libro in cui tratteggiava un modello di evoluzione secondo il quale appunto a volte compaiono permutazioni delle bestie che sono molto diverse dai loro simili. E uno può dire, beh, abbiamo visto anche prima, il moschino che invece di un paio d'anni ha due pari, il moschino che invece di antenne ha le zampe sulla testa, ma quelli sono, come dire, dei mostri mai riusciti, sono dei mostri che non hanno futuro. Questo invece, questa scolpenda con due paio di zampe, non è scombinato, non è che gli manchi dei pezzi perché sono stati sostituiti con qualcos'altro, è però clamorosamente doppia, e questo in certo senso è una documentazione di una evoluzione versante.
Ecco allora, vedete, cominciamo a mettere insieme sviluppo, i vincoli di sviluppo, le cose che sono possibili, capite, più facili, più difficili, come materiale per l'evoluzione. Vado verso la conclusione con una paio di considerazioni. Una. Sì, però, questa bestia che abbiamo visto sta scolprendola con le zampe, 40 zampe, un paio di zampe, è sempre scolprendola, è la sorellina di quell'altra, non è la grande novità. Come si fa a fare qualcosa di veramente nuovo? Forse la natura non è mai che riesca facilmente a creare cose nuove così di colpo. La natura lavora molto con quello che noi chiamiamo, giocando computer, copia e incolla. Però uno può incollare non semplicemente in fila, cioè 20 segmenti e poi altri 20. Poi avere questo asse del corpo fatto così, bastoncino, e poi ci metti qualcosa ai fianchi. E come un fusto che poi ha le sue ramificazioni, anche negli animali. C'è l'asse principale del corpo e ci sono poi ai lati, ma non sempre, le zampe. Io credo, questo è il concetto che chiamo paramorfismo, che le appendici di vario tipo di animali siano andate così. Perché c'è una logica ricorrente che mostra che come è fatto il corpo, nella stessa maniera di regola, sono fatte delle appendici e con certi limiti. Le appendici hanno bocca. Però vedete, il nostro scheletro, l'asse delle vertebre, è tutto articolato, tutti i pezzi articolati. Anche i nostri arti sono sostituiti uno scheletro articolato. Non c'è l'obbligo di farlo. I lucidimani hanno dei piedini carnosi non articolati, il corpo massiccio. I molluschi hanno un corpo massiccio e ugualmente mancano articolazioni nelle loro tentacoli. Invece, granchi, ragni dei piedi insetti, hanno il tronco articolato e le zampe articolate, così come dicevo i vertebrati. C'è una storia che si ripete, e anche nelle piante, pensate, ci sono piante che hanno le foglie composte, no? Queste uniche foglie divise in foglie unite. Vedete che in questo caso le foglie sono appagliate molto bene, d'accordo? Bene? L'intera foglia, rispetto al fusto, si attacca, come vedete al punto di quella doppia freccia, si attacca di fronte ad un'altra foglia composta. Cioè la regolarità che c'è a livello macroscopico, posizione delle foglie rispetto al fusto, si ripete a livello microscopico, insomma a scala minore, nell'allineamento delle foglioline rispetto ai lati della foglia, e così nel frassino, mentre in altre foglie composte, dove le foglie si attaccano singole sul fusto, le foglioline della foglia composta non sono esattamente legate. Sembrano, ma non sono nel dettaglio. Le grandi nel piccolo, così nella rovina, eccetera. Concludo con qualche riflessione di carattere concettuale. Beh, con questo bel discorso prendo la porta alla biologia del sviluppo come complemento necessario al modello per capire l'evoluzione. Ci mettiamo contro la tradizione, contro, non dico contro Darwin, ma senz'altro contro quella tradizione che si chiama neodarwinismo, che è la selezione naturale più la genetica, le cose tradizionali. Vi dico in maniera molto disinvolta che si potrebbe rispondere, basta, è questione di dialetti, uno potrebbe dire sì, uno potrebbe dire no. Io sono più convinto che no, però, ripeto, è questione di argomenti. E voi sapete bene che quando che un discorso di opposizione rischia, comunque sia, no, di attrarre l'attenzione di più di un discorso che diceva sì, il regime ha ragione. Qualunque sia il regime e qualunque sia il regime, se dipende dal momento. Essere in contrasto con la verità ricevuta è qualcosa che richiama l'attenzione, che fa audience. Insomma, vi pongo il problema dicendo che si può rispondere, ripeto, come si vuole. Perché da quel che era cominciato con Darwin, aggiungendoci la genetica di Mendel e quel che è seguito, si arriva a qualcosa che in effetti non funziona. Siamo finiti una biologia che è quella che oggi si racconta delle scuole, che è quella che ci propinano i tanti studiosi che parlano per televisione. Quindi tutto sta nel gene. Il DNA, il programma scritto nel DNA è quello che decide tutto. Calma. E questo, no, come fosse una cosa scritta, archiviata in un programma, in un CD o nella memoria di computer. Non è proprio così. Per fabbricare la rete dei vasi sanguigni in un corpo umano, i geni dicono che si fa un tubo. I tubi che sono le vene, le arterie, ma per dire quali sono i punti di ramificazione o diffusione di questi tubi,
I geni dicono che è l'idraulica che lo fa, cioè il movimento dei liquidi del sangue che via si perfeziona, si differenzia nel corso del tempo. Se ne volete una prova, guardate, ciascuno può guardare i vasi che compaiono attraverso la pelle del polso e vedi che fra destra e sinistra quasi sempre ci sono delle differenze notevoli. Ma non è che c'erano cellule che hanno un DNA diverso nel mano del polso destro, del polso sinistro e del polso destro. E l'idraulica, i geni non fanno tutto. Guardate queste due farfalle, come dice due specie, no. Questa è la forma primaverile, queste farfalle sono uova, eccetera, uova, bruco, metamorfosi, e vengono fuori queste farfalle qui, estive. Dalle uova di queste vengono fuori dell'anno dopo queste, cioè si alternano queste due forme. Ma non è che ci siano differenze genetiche, non è che butti via un po' di DNA e qui stiamo mangiando durante la stagione, capito? Sono due forme entrambe compatibili con lo stesso patrimonio genetico e che si ripetono come regolarità ogni anno in questa specie. Infine, e questa è veramente la più, noi siamo ossessionati con questa idea di origine e il centenario darwiniano del 2009 ha forse contribuito a legittimare questa visione. Pensate che una rivista come Science, una prestigiosa rivista scientifica, cioè sì, dobbiamo dedicare un numero all'origine. Ovvio, se è un modo per ricordare il titolo della predicazione, va bene, ma per dire che l'origine sono una cosa seria, io avrei dei dubbi. Origini comunque, origini remote o quelle origini prossime che sono uovo o seme rispetto all'adulto. Sono miti secondo me. Pensate un attimo alla storia di Romolo e Remo. Insomma, non è stato Romolo ovviamente a fondare Roma, sono stati i romani che si sono inventati Romolo, no? Chiaro? E certamente si sono inventati, hanno dovuto radicare in qualche modo la loro memoria in un ipotetico mitico fondatore. Quando in un libro io trovo, al libro di testo, un libro di scuola media, trovo una figura come questa che mi dice: sta qua è la ricostruzione della prima pianta terrestre, o questa è più famosa, no? Archaeopteryx, il primo uccello. Ma cosa vuol dire la prima pianta, il primo uccello? Forse che 100 anni prima o 50 generazioni prima non era una pianta, o non era un uccello, o forse nemmeno questi erano ancora un uccello. Le trasformazioni sono qualcosa che avviene lentamente, progressivamente, e soltanto il nostro spirito, diciamo, un po' formalista, la nostra esigenza continua di fissare un documento, una data di nascita, la data di un contratto, ci porta a applicare queste cose anche alla natura. La natura è un'antica trasformazione continua, in qualche modo. E allora forse, di fronte a queste cose, queste inquietudini, qui prende l'atteggiamento di Alice. Alice si addormenta, ed è lì che comincia la sua storia, mentre la sorella le legge un noiosissimo libro di storie. Interessante. E lei va in un mondo che è un mondo dove c'è il coniglio bianco che corre, eccetera, poi finisce nel mondo delle carte. E questo mondo carte continua a correre, e lei è una ragazzina pacifica, no? Che piace riposare e sognare, a un certo momento si reagisce timidamente e dice: ma almeno spiegate perché continuate a correre, non fate altro che correre. E la risposta è una frase che un biologo dell'evoluzione, lei Van Valen, ha preso come principio dell'evoluzionistica e il principio della regina rossa, che dice: qui si continua a correre per restare dove si è, il mondo continua a cambiare, magari insensibilmente, ma in maniera incessante, e soltanto chi non inventa, ma si trova a muoversi in direzione opportuna, riesce a non farsi travolgere dal dividere delle cose. Grazie.